Buongiorno, ciao a tutti. Siamo oggi in compagnia con Daniela Romano e Walter Quintavalle. Ciao, grazie per Ciao, essere qui. Ciao a tutti. Walter e Daniela sono all'interno del network da tanti anni, sono delle figure di riferimento fondamentali, importantissime per tutta la rete e tour operator su diversi prodotti come Tanzania, Madagascar, Maldive, diving, Oman. E Turchia, eccetera. Tanti prodotti che curate da tanto tempo, ma oggi più che parlare dei prodotti, ci concentriamo un po' sulla strategia che state utilizzando per promuovere questi prodotti, quindi per arrivare al vostro cliente, per intercettare la richiesta e farvi arrivare appunto delle richieste di vacanza in queste destinazioni. Mi raccontavate che nell'ultimo anno, forse anche anno abbondante, state utilizzando in maniera sempre più importante e predominante Facebook. Quindi mi piacerebbe che ci raccontaste come siete partiti, da dove, quali passi avete fatto e come vi muovete, come vi siete mossi per creare la vostra strategia su Facebook. Ok, prego, io sicuramente inizierò da Daniela perché nella realtà dei fatti il guru tra di Sono noi del io. marketing è davvero Lo Daniela, se Dio vuole, lo smanettatore, quindi smanettatore. io sono più la parte tecnica operativa. Quindi giustamente parola alla Dani. Allora, Facebook è chiaramente stata una scoperta anche per noi, nel senso che, vabbè, noi ci siamo iscritti come utenti circa una decina di anni fa, più o Sì. Sì. meno, cioè forse anche, non mi ricordo esattamente, Sì, vabbè, però hanno insomma, prenotato. agli albori. Poi nel tempo ci siamo resi conto invece che stava diventando una realtà importante anche da un punto di vista business e quindi ci siamo un po' incuriositi, no, nel cercare di capire che tipo di risultati o che tipo di operazioni avremmo potuto fare su questo strumento per poter ottenere, diciamo, dei risultati. E abbiamo visto appunto che appunto, soprattutto nell'ultimo anno è cresciuto esponenziale e quindi ci siamo sempre più appassionati, sempre più avvicinati in termini chiaramente con un approccio un po' più professionale, diciamo, quindi più business e quindi con delle campagne mirate, con una ricerca del target più preciso, con un'individuazione di quelle che potevano essere, diciamo, i clienti reali o potenziali che fossero interessati al nostro Sì, prodotto. esatto, perché mentre all'inizio era più puntato a far conoscere, ma era più un discorso più proprio da social, così proprio banale, banale, è andato a diventare col tempo appunto un qualcosa di più professionale Strutturato. e mirato, appunto, Sì. come diceva giusto la Dani. Esatto, e cioè, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, nel senso che comunque vediamo che le nostre campagne generano delle richieste estremamente, come dire, consapevoli, estremamente cioè, realistiche, quindi non è soltanto, come dire, una così volontà di prendere conoscenza, di avere delle informazioni generiche, ma persone che effettivamente probabilmente ci hanno seguito nella pagina, quindi hanno seguito anche Sono dei follower, siccome no. sì, i video, le foto, tutto quello che abbiamo postato, pubblicato, e quindi diciamo che si approcciano alla nostra, diciamo, pubblicità in modo abbastanza consapevole. Chiaro è che la modalità, diciamo, di lavorazione di questi ticket è Totalmente estremamente differente. diversa rispetto a quello che potrebbe essere, diciamo, un approccio ordinario, Esatto, anche se. questo è uno dei punti su cui si discute spesso Sì, con tutti i consulenti esatto. del network, perché c'è questa idea un po' che serpeggia ancora, che il nominativo che proviene da Facebook non sia così di valore o non sia così appunto pronto, come dicevi tu Daniela prima, a ricevere poi una proposta concreta per la sua vacanza. Invece Così. abbiamo visto. E Non è magari vero, adesso ci direte anche voi sì, che le cose non stanno proprio così. certo, No, non è assolutamente no. così, almeno nella nostra esperienza non è Anche perché, così. scusami Dani, anche perché diciamo, la qualità della richiesta poco buona, tra virgolette, la puoi trovare anche negli altri modi, cioè AdWords e Certo. quant'altro. Quindi c'è il buono e c'è il cattivo, è che comunque la differenza è la lavorazione proprio che è differente, l'approccio proprio che è differente rispetto agli altri modi di lavorare Ci sono ordinari, due appunto. aspetti, ovvero, cioè, tutto quello che c'è dietro alla campagna
campagna, quindi l'impostazione della campagna, che deve essere comunque gestita a livello professionale, perché insomma, per quanto si possa essere appunto smanettoni, come mi Certo. considero io, non mi ritengo certo un'esperta, Certo. diciamo, in materia, quindi bisogna affidarsi comunque a degli esperti, a dei professionisti, a persone Certo. che studiano e che sanno come gestire lo Assolutamente. strumento al massimo. In questo modo si possono ottenere appunto dei contatti di qualità, comunque, che appunto però devono essere, come dire, approcciati e gestiti in un modo, diciamo, un po' più, come dire, soft rispetto a quello che abbiamo utilizzato, diciamo, negli ultimi anni. Anche Cosa se vuol io. dire soft? Spiega meglio, che magari per te è scontato, ma non per tutti è così chiaro, come avviene l'approccio con questo tipo di nominativo. Allora, io credo che comunque l'approccio sia cambiato in generale, anche rispetto al, diciamo, al target AdWords, va bene? Diciamo, la telefonata, come dire, così un po' a bruciapelo, che non è una chiamata a freddo, ovviamente, ma è una chiamata un po' a bruciapelo, rischia in qualche modo di arrivare in un momento sbagliato, in una situazione sbagliata, in un contesto sbagliato, e quindi rischia, come dire, di bruciare quel momento importante, no? Di approccio con il cliente. Quindi magari, non lo so, anticipare la chiamata con un messaggio piuttosto che inviare una mail al cliente, piuttosto che fissare un appuntamento, cioè Presentarsi via mail. arrivare alla telefonata in un modo un po' più morbido, ok? Quindi dando la possibilità al cliente di scegliere il momento nel quale essere contattato, scegliere se parlarti appunto durante il giorno, alla sera, piuttosto che nel momento di lavoro, scegliere anche se condividere la telefonata con la moglie, col marito, col figlio, quindi chiamami magari stasera su Skype perché sono a casa con mia moglie e mio figlio e quindi preferisco parlare, cioè dargli la possibilità comunque di avere un momento proprio suo, quindi Da di dedicare. dedicarmi. C'è anche da dire, secondo me, un'altra cosa, oltre a quello che ha detto la Dani adesso, c'è anche da dire che anche i giovani, quelli più giovani, hanno un approccio molto più messaggistico Sì, e è vero, social è ora vero. rispetto a noi cinquantenni, capito? Quindi è già Beh, differente. anche qui ci sarebbe da dire, perché ormai veramente vengono talmente tanto usati, se penso a WhatsApp, che ormai è l'incubo di tutti, tra virgolette, nel senso che lo usiamo per tantissime, in tantissimi contesti diversi, ma è usatissimo anche da una fascia alta di età. Assolutamente, assolutamente. Anche, allora, anche noi più adulti, diciamo, sì, stiamo cominciando a diventare molto più social e molto più sulla messaggistica istantanea, WhatsApp, Messenger, eccetera. Chiaramente quelli più giovani hanno solo quello, questo io sto Certo, è riscontrando. vero. Se noi abbiamo un po' tutte e due, diciamo, quelli più giovani hanno soltanto quello, o prevalentemente ci arrivano dopo la Sì, telefonata, diciamo che allora noi al usiamo tutti contatto gli diretto. strumenti, quelli che Sì, utilizziamo, esatto. cioè cerchiamo di assecondare quelle che sono, come dire, le priorità del cliente. Se ama utilizzare Messenger, Chiaro. usiamo Messenger, se piace WhatsApp, usiamo, cioè Perfetto. ci adattiamo a quelle che sono le esigenze del Eh sì. cliente. Certo è che l'obiettivo finale è quello comunque di arrivare a una telefonata, perché tutte le informazioni che si possono raccogliere durante una telefonata è impossibile farlo tramite WhatsApp, tramite Non c'è Messenger, cioè modo. non c'è modo. Anche con i vocali Quindi che vengono utilizzati molto, ma alla fine. diciamo che, come dire, tutto il percorso che viene fatto, ripeto, assecondando quelle che sono appunto le esigenze del cliente, però devono comunque portare ad un contatto telefonico Ok. che avviene nel momento in cui il cliente sceglie comunque di essere contattato, quindi nelle modalità e nei tempi che ritiene più opportuno, più utile, insomma, più consono alle sue esigenze. Quindi diciamo Esatto. che c'è un percorso che attraversa più step invece che partire subito dalla telefonata, come magari facevamo una volta o come era più, diciamo, in linea con una richiesta da Google AdWords, che era un tempo forse più consapevole. Adesso abbiamo visto si stanno un po' livellando diciamo, la qualità. Dipende poi molto anche da come è impostata la campagna. Io una cosa che spesso ripeto è che ci sono varie tipologie di campagne, anche su Assolutamente. Facebook possono essere più o meno profilate e si può avere un funnel, chiamiamolo così, successivo appunto alla ricezione del contatto, differente proprio sulla base di quanto abbiamo profilato a monte. Può essere più profilato e quindi arrivare già con una buona consapevolezza, o può essere invece
meno profilato e quindi magari faccio più lavoro di avvicinamento, di nurturing, quello che viene detto nurturing, proprio per preparare poi l'utente a quello che è il contatto telefonata oppure quello che poi appunto l'utente stesso preferisce. Bisogna, secondo me, capire, cioè nel momento in cui si imposta la campagna, bisogna capire che tipo di risultati vogliamo avere, Certo. cioè vogliamo comunque tanti contatti, poi poterli, come dire, lavorare in modo, appunto, come dicevi te, con un funnel, comunque con un percorso un po' più lungo, quindi tanti contatti anche meno consapevoli, meno pronti, meno, Certo. diciamo, maturi, oppure vogliamo pochi contatti però più Certo. targetizzati, più convinti, Più portate più anche alla vendita contatti, immediata. esatto. Quindi dipende un po' dal Dalla tipo di strategia, sì, dalla strategia lavorazione. che c'è a monte e anche dalla tipologia di prodotto, perché poi ovviamente anche in base a quello ci sono delle variabili importanti, perché io ricordo in un'altra intervista con un altro consulente che addirittura lui diceva che molta parte delle vendite le faceva tutte tramite WhatsApp, tramite vocali, quindi bypassando addirittura la telefonata. Dipende appunto anche dal prodotto che si sta vendendo, quanto complessa è la costruzione del viaggio, quindi diciamo che ogni prodotto ha la sua storia e deve trovare anche la sua strategia, il suo modo di arrivare Assolutamente. nella maniera più opportuna, insomma, al cliente. Concordo. E, diciamo che il segreto sta proprio lì, nel cercare di capire il tipo di prodotto che stai Dove si lavorando vuole orientare, e insomma. capire qual è il target di riferimento e Chiaro. capire come utilizzare questo strumento che comunque, come dire, le persone che navigano in Facebook viaggiano e comprano, quindi bisogna capire come farle comprare da noi, tutto qua. Esattamente. Un'ultima domanda così per concludere, un consiglio che potete dare ai nostri consulenti, ai consulenti di Evolution Travel, che si vogliono appunto approcciare a questo tipo di campagne, che magari possono trovare delle prime difficoltà proprio perché devono capire bene come muoversi con questo tipo di nominativi. Che consiglio dareste loro? Allora, innanzitutto di non avere nessun tipo di pregiudizio, perché Sì, comunque è uno fatto. strumento che, ripeto, funziona e dà comunque dei risultati. Quindi approcciarsi in modo, come dire, aperto, bene, Ma quindi anche spesso con lo senza. specialist della campagna, E insomma. sicuramente, appunto, come dicevamo prima, approcciarsi in modo professionale. Quindi, Bravo, se si hanno delle concordo. capacità proprie, quindi se si ha una preparazione propria, ok, altrimenti rivolgersi a persone che, come dire, sanno fare il loro mestiere, altrimenti si rischia di rimanere un po' delusi perché magari si investono comunque dei soldi, perché le campagne Certo, Facebook comunque hanno un costo e chiaro. magari non si ottengono i risultati che si sperava e quindi magari, non so, ci si demoralizza, si perde fiducia, eccetera. Quindi, Magari, scusami, capire anche stesso con il gestore della campagna che tipo di campagna Facebook sta esatto. approcciandosi, se Certo. appunto è richiesta più nominativi o se appunto è più indirizzata, tra virgolette, alla vendita, quindi più orientata verso la vendita. Quindi cercare di capire esattamente che tipo di campagna si sta andando a fare per non rimanere appunto delusi dopo, Perfetto. okay? Che come diceva Lorani, quindi è molto importante. Quindi non avere nessun tipo di reticenza, nessun tipo di, come Di dire, di pregiudizio, pregiudizio nei confronti di insomma. Facebook, perché Facebook, io lo dico sempre anche ai ragazzi del nostro gruppo, cioè Facebook è il futuro. Cioè, è già, Sì, anzi, in no, è realtà è già il già il presente, presente. il futuro è Instagram. Sì, infatti, Adesso. adesso cominceremo con Instagram e ritorneremo agli stessi discorsi. Esattamente, quindi è già il presente, quindi il futuro si Sì, diceva un anno fa, oramai il futuro è già presente. certo. Quindi Cioè, prenderla noi bene insomma, noi comunque. facciamo questo lavoro ormai da 13 Eh sì, anni e in 13 anni tante cose sono cambiate, ci siamo resi totalmente. conto che veramente il mondo di internet va a una velocità altissima, quindi Sì. bisogna essere pronti comunque a cogliere anche le nuove opportunità e i nuovi strumenti. Capisco che magari può essere anche per certi aspetti faticoso, perché comunque devi Sì. stare dietro ad una tecnologia galoppante, quindi insomma, alle Chiaro. volte è anche faticoso. Chiaro? Però è anche stimolante da questo punto di vista perché l'online è il nostro mondo, noi lavoriamo online, siamo dei consulenti online e quindi dobbiamo, come dire, sperimentare e approcciare tutto il mondo e tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione. Quindi. Assolutamente. Poi ci chiamiamo Evolution, quindi non possiamo che evolverci continuamente. Esatto. Ok. Siamo tutti noi, non esiste.
Vi ringrazio molto di questa bellissima intervista e alla prossima. Grazie, ciao. Grazie a te, ciao Maria, Ciao. ciao ciao.